Buonasera ragazzi, benvenuti e bentornati alla botteguccia dei sigilli dal Teo Crack Apart. Dopo qualche giorno di pausa torniamo alla carica con un argomento che sono estremamente contento di portarvi per vari motivi, perché fondamentalmente si tratta intanto di un argomento estremamente controverso. Secondariamente un argomento che studio da anni, è il protagonista delle nostre vicende, diciamo il filosofo, lo storico, lo studioso e l'esoterista, anche se questo termine lascia il tempo che trova, vedremo perché, di cui tratteremo Miguel Serrano, di origine cilena, è un personaggio estremamente controverso, sicuramente per alcuni posizionamenti politici evidenti che sono necessariamente legati a quelle che sono le sue posizioni filosofiche, e poi perché fondamentalmente, secondo me, è un argomento estremamente interessante nell'andare a creare un sincretismo reale fra quelle che sono gli avvenimenti, le credenze, le religioni dell'occidentalità, con tutta una serie di contenuti dell'orientalismo anche in revisione rispetto a quello che è successo, almeno parzialmente nella seconda guerra mondiale. Ma andiamo a vedere subito di chi trattiamo. Trattiamo di Miguel Joaquín del Carmen Serrano Fernández, nato a Santiago del Cile e morto anche a Santiago del Cile, rispettivamente nel 1917 e nel febbraio del 2009. Come ho detto prima, è stato, come dire, denominato, ha avuto, diciamo, questa targa di esoterista, anche se per quanto mi riguarda il termine, come vedremo anche durante questa puntata, che è solo una puntata di introduzione, di fondamenti a quello che viene definito effettivamente hitlerismo esoterico e tutta la branca del misticismo nazista e delle SS legato all'orientalismo, è un termine che secondo me è estremamente svalutato e svalutante, quello di esoterista, dalle correnti teosofiche e spiritiste occidentali, spesso legate ad ambienti massonici che, come vedremo, in realtà sono espressione effettivamente di un altro archetipo, per dirla alla Jung, cioè di un archetipo della distruzione, l'archetipo del cosiddetto signore delle tenebre, e vedremo a chi facciamo riferimento. È stato uno scrittore, un diplomatico, ha avuto sicuramente delle posizioni estremamente importanti all'interno del neonazismo cileno, di quello che è stato tutto l'esoterismo nazista, andando però a creare un sincretismo, come abbiamo detto prima, un'unione che si manifesta sostanzialmente in totalità fra Oriente induista, taoismo, ordini cavallereschi europei e europei indo-ariani, diciamo, e appunto quello che viene denominato l'hitlerismo esoterico. Serrano, fra le altre, è stato ambasciatore del Cile dopo la guerra, dal 1953 al 1962, e per lui è stata una grande esperienza in cui ebbe occasione di incontrare parecchi mistici e parecchie personalità del pensiero indiano, e ha cercato per anni, vivendo negli ashrama, ovviamente sostanzialmente luoghi di ritiro monastico, di pellegrinaggio per l'acquisizione di conoscenze addirittura iniziatiche, frequentando i guru e i saggi, cercando insomma questa possibilità di sintesi tra la tradizione occidentale, l'ideologia nazionalsocialista e praticamente concezioni estremamente elevate, addirittura come dire, in grado di trapassare questa nostra realtà per tornare alla realtà degli dèi, la realtà cosiddetta astrale, insomma, che gli hanno occupato sostanzialmente tutta la vita. Qua lo vedete in compagnia del Dalai Lama, così come nel 59, così come Indira Gandhi, così come lo stesso Neruda, che fu in realtà diciamo un avversatore, ecco, delle posizioni di Serrano. E poi andremo via via a rivedere qualche altra foto, al di là di questo suo bel ritratto che riprende i colori della bandiera germanica, che hanno
hanno ovviamente un significato spirituale ben definito, così come lo hanno una marea di contenuti all'interno di quella che è l'epopea, il tradizionalismo e il misticismo nazista. Adesso vi stavo facendo fare insomma un giro per andare a continuare un minimo di contenuti rispetto alla sua vita. Lui ritorno dalle sue peregrinazioni è stato sostanzialmente esautorato e cacciato dal suo incarico a causa delle sue vicinanze con formazioni neonaziste, con un giornale che lui pubblicava sia in termini esoterici che esoterici, quindi in relazione a quella che era la vita pratica, il combattimento politico pratico, ed ebbe modo poi di conoscere diversi altri letterati. Fu esautorato sostanzialmente da Salvador Allende per le sue posizioni politiche in Cile, e arriverà poi pian piano a scrivere quello che sarà il centro della nostra ricerca in queste serate, e che sarà fondamentalmente questo libro, che ha diverse edizioni in giro per il mondo. Qua c'è un'edizione inglese e abbiamo anche un'edizione in spagnolo originale e anche un'edizione in tedesco di Adolf Hitler, l'ultimo avatar. Spiegheremo ovviamente a che cosa fa riferimento, e poi ovviamente vi posso mostrare anche quella che è l'edizione esistente in Italia da parte di Edizioni Settimo Sigillo, edita in due volumi, Adolf Hitler, l'ultimo avatar. Tutti i simboli, le cose che vedremo, quest'aquila, questo serpente, tutti i simboli nel nazismo, andremo ad approfondirli pian piano per cercare di capire esattamente il posizionamento e probabilmente una visione della storia che, se non condivisa, debba essere sicuramente presa in considerazione sia dal punto di vista politico che soprattutto dal punto di vista religioso e mistico. Poi vi farò vedere anche altri libri durante la serata, ma questi due innanzitutto sono le due copie di Adolf Hitler, l'ultimo avatar, edizioni Settimo Sigillo, che è possibile per fortuna trovare in edizione integrale, come oramai la maggior parte dei libri di Serrano. Dunque, dicevamo, in Europa, nella sua assenza, dovuta al fatto di essere stato cacciato dal Cile a causa dell'incarico politico di Salvador Allende, avrà modo in particolare di scegliere di andare ad avvicinarsi alle visioni orientaliste e alla visione globale orientalista di Julius Evola. Adesso vi faccio vedere il noto studioso, filosofo e anche discusso per le sue possibili vicinanze con il fascismo, anche se poi ha in realtà è andato a costruire un posizionamento pseudorazzista che non si avvicina realmente a quella che è la visione ariana, che noi andremo a vedere effettivamente negli studi portati a termine da Serrano, ma sicuramente è stato un incontro estremamente importante per Serrano, soprattutto perché con Julius Evola ebbe modo di discutere a lungo del concetto del Signore delle Tenebre, che è uno dei punti fondamentali. Cioè, noi di che cosa vogliamo parlare, ragazzi? Perché ho detto fondamenti e voglio cercare di portare, come dire, di tenere ordine in un discorso che io studio e leggo da anni, ma è un discorso estremamente complesso, e senza avere, scusate, una visione, diciamo, intera, almeno di quelli che sono i fondamenti, non si potrà effettivamente avere una visione globale di quella che è la filosofia e la filosofia politica di Miguel Serrano, e di conseguenza si rischierà di fare un minestrone che poi non risulta chiaro. Allora, il punto fondamentale qual è? La seconda guerra mondiale, secondo Serrano e secondo Julius Evola, e parzialmente anche secondo René Guénon, anche se con altre correnti, diciamo, inserite all'interno del pensiero di René Guénon, vicinissimo però, per esempio, nell'individuazione di quello che è la carta, il mondo sotterraneo sconosciuto dove si sarebbero rifugiati gli dèi all'inizio di questa età oscura, il Kali Yuga. La seconda guerra mondiale viene considerata praticamente l'epicentro sia religioso che politico, ma soprattutto una sorta di scontro di civiltà e di scontro religioso
fra due archetipi che verranno identificati in maniera estremamente chiara dallo stesso Jung, soprattutto nei primi anni della frequentazione con il Serrano e soprattutto con una serie di interviste che oggigiorno è molto difficile ritrovare sia in termini scritti che soprattutto ovviamente in termini ripresi, anche se esiste qualche contenuto che è possibile trovare. Allora, questo scontro di identità, questo scontro di ascendenza religiosa, spirituale, quello che viene chiamato il cosiddetto cordone dorato, altro libro importante di Miguel Serrano, ovvero il cordone del sangue, quella che è l'identità o la cosiddetta memoria del sangue, va a manifestarsi nella Seconda Guerra Mondiale come scontro effettivo di civiltà fra l'archetipo ariano, che va a identificare praticamente un sincretismo fra quello che era la personalità del dio Wotan, Odin, per quanto riguarda l'occidentalità e la zona nordica dell'Europa, e contemporaneamente dall'altra parte quello che è l'archetipo del demiurgo, ovvero l'archetipo di Geova, l'archetipo fondamentalmente che poi andrà a creare largamente alcune delle posizioni abramitiche, in particolare la posizione evidentemente espressa perlomeno dai sionisti, ecco, mettiamola così, se non vogliamo allargare il termine per cercare sia di non farmi bannare il canale, perché certe parole non si possono dire, sia di mettere ordine prima di lanciarci, ok, nell'espressione di questa cosa. Allora, il Signore delle Tenebre è la manifestazione di stampo gnostico del re del mondo materiale, cioè nient'altro che Geova, che avrebbe eletto, secondo la teoria di Serrano, che andremo a vedere nei dettagli, il proprio popolo di automi, materialisti, e controllori del periodo storico denominato Kali Yuga, cioè l'ultimo periodo del ciclo dell'eterno ritorno induista in cui siamo inseriti in questo momento, l'età più materialista, l'età in quella in cui l'uomo si è distaccato in maniera più evidente dal proprio astrale e dalla propria appartenenza all'inconscio collettivo degli archetipi degli dèi, così come li definirà Jung. E fondamentalmente che cosa succede? In quest'epoca, l'epoca della decadenza, l'epoca del ferro, ne abbiamo parlato sia con Francesco Centineo quando abbiamo parlato di tempo, ne ho parlato quando ne ho parlato della Dea Kali, dei Tugs, del Kali Yuga effettivamente. Che cosa sarebbe? Sarebbe l'età dell'oscurità, l'ultima età prima del ritorno degli dèi in terra come figli dell'uomo. Come figli dell'uomo perché? Perché gli dèi esistono ancora all'interno della nostra mente e della particella legata al corpo fisico che viene denominata corpo astrale e che viene considerata come quel corpo sottile in grado di andare a oltrepassare i limiti della barriera della morte, come morte fisica in termini di morte spirituale, e quindi fondamentalmente andare a riunirci a loro e facendo in modo che loro possano tornare sulla terra al termine del Kali Yuga. Queste sono rappresentazioni di processi di tipo spirituale che vengono ben identificati all'interno dell'induismo, del buddismo, del giainismo e perfino del taoismo, e che vengono messi in collegamento, perché in collegamento sono, da Miguel Serrano, con quella che è la storia dell'arianesimo e del votanismo, per così dire, dell'odinismo, di quella che è la radice fondamentale dell'umanità occidentale in cui che siamo noi fondamentalmente, tutti i tedeschi, i francesi, gli italiani, gli inglesi, gli spagnoli, questa radice che è legata in maniera chiara a partire dalla Bhagavad Gita fino a tutta una serie di altre interpretazioni di libri,
di rituali che mettono chiaramente in collegamento quella che è l'origine dell'uomo a partire dagli dei che da Iperborea, dal cosiddetto, utilizziamo il termine paradiso, anche se paradiso è un termine un po' improprio, ma quel regno delle ombre vitali, degli archetipi che si sono fatti dei, che fondamentalmente hanno piano piano ceduto spazio alla materia, andando a ibridarsi con degli elementi presenti sulla terra e che sono stati creati dal demiurgo. Invece il demiurgo di stampo gnostico, in questo caso evidentemente, viene inserito all'interno della conoscenza come un elemento di disturbo e di distruzione del collegamento dell'uomo ariano, quindi fondamentalmente di tutti gli uomini direttamente discendenti dai Vira, dai Divya, dai Deva. Vi do diversi termini che vengono utilizzati da Serrano, praticamente come quegli dei che al termine della scorsa età, all'inizio del Kali Yuga, hanno deciso di inserirsi all'interno della terra, andando praticamente a togliere, a staccare il loro contatto fisico con noi. Ma ciò che non si è staccato è il contatto astrale, è il contatto spirituale. Tutto quello che va praticamente a essere descritto in maniera più o meno fallata da Freud nella sua visione tipicamente massonica e sessocentrica, sesso material centrica, dovuta probabilmente anche alla sua evidente ascendenza da quella porzione che dipende da Geova, ok? Così come invece gli archetipi descritti in maniera estremamente brillante da Jung, intesi come archetipi della divinità umana, aria da una parte e materialista dall'altra, ecco, questo tipo di presenza spirituale esiste ancora e ha quel cordone dorato con noi, così come lo chiama Miguel Serrano, quel cordone dorato che è l'unica vera maniera per ottenere la reincarnazione, cosa di cui i popoli che sono figli della materia, della materialità di Geova e vengono addirittura definiti come automi, ok, funzionali da Serrano, in particolare tutti quelli a cui vediamo fare un sacco di crimini ultimamente in Palestina, per esempio, e che hanno dei legami anche con quelli che sono i protocolli degli anziani savi di Sion, che io questa sera non tratterò, ma potrei trattare in un'altra puntata, perché è materiale comunque profondamente creato da profondamente studiato da Serrano, ma che rappresentano in qualche maniera l'opporsi a questo nostro mantenere questo legame spirituale per precipitarci, come mi sembra evidente nel periodo in cui viviamo e soprattutto a seguito della Seconda Guerra Mondiale, in un'epoca di materialismo che diventa sostanzialmente anche religione. Quella sorta di arimanesimo, come diceva anche Dagon nella puntata in cui abbiamo parlato in termini di teosofia, di antroposofia, di quello che è effettivamente i vari aspetti, okay, che animano l'uomo, ecco, in questo caso tutto viene semplicemente diviso in due ascendenze, un'ascendenza dagli dei, e potrà giustificare anche un sacco di persone che ritengono di voler parlare della nostra discendenza in termini di alieni, ma che in realtà potrebbero trovare lungo le nostre spiegazioni e queste nostre puntate di hitlerismo esoterico, potrebbero trovare una semplice spiegazione di provenienza dagli dei, dai più vecchi e antichi abitatori di questa terra, che hanno semplicemente cambiato piano di esistenza, e vedremo in che maniera, e dall'altra parte le orde del demiurgo, cioè le orde che producono quella religione materialista che vuole distruggere fondamentalmente l'anima. Gesù Cristo
è stato un esempio di illuminato come tale e come Buddha. Sono stati oscurati dall'intervento archetipico di quell'animo di Geova, guidato dalla sostituzione delle religioni con copie sioncentriche, dall'eliminazione degli ordini cavallereschi a partire dal periodo di San Paolo, grazie all'opera sempre più presente delle logge massoniche, che nel pensiero di Miguel Serrano evidentemente diventano semplicemente come dire, degli strumenti nelle mani del giudaismo per ottenere la sostituzione di quelle religioni, fare in modo che esse operino alla fine in visuale dell'opera materialistica che diventa anche capitalistica e che fondamentalmente ha insomma, ha un'aderenza con quello che effettivamente noi stiamo vedendo oggigiorno abbastanza evidente. Dall'altra parte, l'anima ariana, che cosa starebbe ricercando? Starebbe ricercando praticamente la ricreazione di quello, la ricerca del cordone dorato porterebbe sostanzialmente al Santo Graal, che sarebbe identificato in vario modo, sia nelle pratiche tantriche dei Siddha, sia nei risvegli e nelle rinascite dei Magus del Tao. Sia quelle che sono state le pratiche delle SS iniziatiche ordinate, vedremo questo in un'altra puntata, esattamente come gli ordini cavallereschi in parte e in parte come alcune porzioni degli strumenti religiosi creati da Ignazio di Loyola all'interno del cristianesimo. Sono praticamente la ricerca del Santo Graal dovrebbe sostanzialmente andare a produrre metaforicamente la ricerca di quello che viene definito il sangue puro degli ariani, che è stato strumentalizzato sia da una parte che dall'altra, ma soprattutto è stato utilizzato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale come argomento di aggressione nei confronti di tutti coloro che opponessero una posizione politica, sociale, economica o religiosa diversa da quella che ci sono nello stato sionista. Ok? Qual è la ricerca in realtà di tutto ciò? È la possibilità di andare a ricreare questo uomo totale andando a riunirci con la nostra parte astrale, andando a recuperare consciamente quella parte spirituale che vive all'interno dell'archetipo definito benissimo da Jung, dell'archetipo di Wotan, Odin, dell'archetipo ariano, dell'archetipo che vedremo ha in comune con Shiva e con Krishna, delle cose talmente evidenti anche dal punto di vista simbolico che è evidente che stiamo parlando di un'unione della stessa cosa, di una provenienza dallo stesso punto, la ricreazione di quello che in tedesco verrà chiamato dalle SS il Sonnenmensch, per i tedeschi vocanici, per le SS, sostanzialmente grazie alla meditazione e alle unioni sessuali non fisiche del cosiddetto Maituna, la pratica tantrica dei Magus e di quelli che sono i Siddha in Oriente, i rituali tantrici della morte e della rinascita interna. Il Sonnenmensch, l'uomo sole, l'uomo totale, l'uomo che ha attraversato la cortina della morte, avendo recuperato la piena consapevolezza della propria immortalità, cosa che non è garantita a tutti, perché ha compreso quello che è il proprio legame con i nostri antenati legati alla stirpe di Wotan, fondamentalmente. Da questo punto di vista, il cristianesimo originario, quello di Christos, di ascendenza greca, è originariamente votanico, insegna Miguel Serrano nei suoi studi. C'è tra l'altro un libro estremamente interessante che parla di tutto ciò e fa anche delle digressioni in relazione alla posizione dei sionisti
all'interno di quella che è la filosofia di Miguel Serrano, il figlio del vedovo. Il figlio del vedovo chi è fondamentalmente? È il Gesù Cristo che, vedovo del proprio corpo, si è trasfigurato all'interno di una nuova definizione astrale, conscia della propria provenienza ariana, conscia della propria provenienza dai Deva, dai Vira, dalle civiltà che sono state sia orientali e occidentali e che hanno praticamente creato la propria progenie all'interno del mondo prima dell'inizio del Kali Yuga. Questo è un libro estremamente importante, benché piccolino, come vedete, Il figlio del vedovo. Ovviamente, ragazzi, io non ho quasi preso fiato dall'inizio, della puntata. Ovviamente vi avverto, fare un'unione di tutti i contenuti di Miguel Serrano senza cadere facilmente nella provocazione sionista del favorevole al nazismo, quindi male, che cosa c'è in quello, quello è tutto massacro, eccetera, è molto molto difficile perché i contenuti di Serrano presuppongono evidentemente uno studio annoso e una conoscenza a livello filosofico e spirituale estremamente ampio di tante concezioni del mondo. Ciò nonostante, io i libri ve li consiglio lo stesso e sono aperto ovviamente ad ogni tipologia di richiesta, ok? Per spiegare, anche perché cercherò di fare i fondamenti questa sera e cercherò di essere breve, ma non sarà facile. Allora, il cristianesimo originario, quello che viene chiamato cristianesimo con la K, il Christos di ascendenza greca, di ascendenza sostanzialmente presionista, è originariamente votanico, è l'espressione di un figlio del vedovo, è l'espressione di un figlio del vedovo della propria essenza materiale introdotta in maniera negativa dal demiurgo Geova, utilizzato poi nelle religioni abramitiche o simili, ok? Quelle che vengono oggi praticamente controllate grazie alla massoneria in maniera esattamente identica, ok, a quello che è il giudaismo, e rappresenta praticamente questo Cristo la morte dopo la vita e la rinascita dell'uomo trasfigurato nella propria essenza astrale, il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo, appunto. In questo caso andiamo a unire il figlio del vedovo. Scusate, quindi Gesù Christos, il rinato, l'ariano, il nato due volte, con quella che è una giusta rappresentazione, guardate che parallelismi vengono fuori subito, con la parabola di Emmaus, della resurrezione di Gesù Cristo, del Signore che non viene riconosciuto dopo la rinascita, del sepolcro vuoto. Che tra l'altro il sepolcro vuoto ha un riferimento taoista in cui il magus taoista rinato non lascia spoglie mortali quando rinasce, ma soltanto la spada che rappresenta la colonna vertebrale, quella che in Oriente viene definita dai giainisti e dagli induisti la Shushumna, ovvero quello che è il centro. Praticamente il canale centrale che unisce tutti i chakra, da quello più basso, dal chakra segreto, fino all'ultimo chakra, che è quello teoricamente del terzo occhio, risvegliata nella sua interezza dai chakra grazie alla forza benefica e potremmo chiamare femmine, anche se non è del tutto corretto, della Kundalini. Ma stiamo facendo già un salto in là, perché stiamo facendo un salto fra taoismo e tantrismo. La parabola di Emmaus ci dice che Gesù Cristo è riuscito a rinascere, ok? Gesù Cristo non viene riconosciuto perché? Perché vedono un doppio, vedono un doppelganger, vedono un doppio astrale, ok? Coloro che salutano il Signore, ma che il Signore li saluta fondamentalmente, ma loro non lo riconoscono perché il corpo di un morto astrale non sembra mai quello di, assomiglia soltanto a quello di un corpo fisico che è fondamentalmente quasi del tutto schiavo della volontà del Signore delle tenebre, ok? Quindi Geova. Il Sonnenmensch, la ricerca del Sonnenmensch è il punto centrale della Seconda Guerra Mondiale, secondo Serrano, è il punto centrale della ricerca delle SS, è
è il punto centrale, la ricerca del Sonnenmensch, di quella che è stato lo scontro di civiltà che a causa di una assoluta mancanza di fierezza, di consapevolezza, di spiritualità all'interno dell'Europa in cui viviamo e dell'Occidente in cui viviamo, rischia di ripresentarci con un controllo fondamentalmente della nostra vita in unione fra la religione vera e propria comunista e capitalista, che ha centro fondamentalmente nel controllo sionista, massonico di tutti quelli che sono i centri di potere, sia pratico che politico, rischia di ripresentarsi. Quindi una guerra che rischia di ripresentarsi con l'Occidente che perde sempre più terreno. E mi sembra che anche in questo il buon Serrano abbia visto qualcosa di evidente. Ok, io tra l'altro non vi ho fatto vedere, perché parlando ovviamente vi scappano, non vi ho fatto vedere quella che è una rappresentazione del Sonnenmensch, l'originale praticamente, l'origine di tutte le razze. Il nostro si potrebbe dire papà che guarda caso ha anche una corrispondenza in termini di sindrome, di simboli di svastica con Wotan, che come vedete da una parte c'è la svastica levogiro, cioè la svastica che gira verso sinistra, dall'altra parte abbiamo la svastica destrogiro che rappresentano rispettivamente le due porzioni del viso di Wotan, ovvero da una parte la discesa da Iperborea all'interno della progenie umana, dall'altra parte praticamente la regressione. Da questo punto di vista abbiamo anche simbolicamente un elemento che adesso andremo a trattare molto bene tra pochissimo, ma volevo farvi vedere anche un'altra immagine di Wotan che secondo me è estremamente importante, perché qui addirittura quella che è una rappresentazione medievale del dio della guerra, Odino, di Wotan, di quello che rappresenta sostanzialmente l'archetipo dell'inconscio collettivo occidentale rappresentato qui in una immagine, in un disegno medievale, che cosa possiede in mano? Possiede in mano un elemento che qualunque orientalista, qualunque buddista, qualunque jainista dovrebbe riconoscere immediatamente, pur essendo un'immagine in realtà completamente occidentale, cioè ha un Vajra. Quella che è l'arma universale, la rappresentazione del rapporto fra Iperborea e il mondo materiale, la possibilità di ricollegare Iperborea, di ricollegare il mondo dell'astrale con il mondo del materiale, la potenza dell'archetipo dei nostri padri da cui proveniamo, che viene rappresentata qui, come viene rappresentata in maniera molto chiara in tutte le rappresentazioni di scuole di buddismo, così come di Shiva o di Parvati addirittura, unica tra l'altro dea, se possiamo chiamarla così, femminile, che va a riprodurre il possesso di un elemento così importante che noi ricordiamo in una delle più ultime, diciamo, rappresentazioni religiose non sioniste in Occidente, non permeata dallo spirito di Geova. Dove lo ritroviamo? Lo ritroviamo in Zeus, ok? Lo ritroviamo in quello Zeus che è praticamente il capo degli dèi e che rappresenta fondamentalmente qualcuno che dentro quella montagna da cui comanda gli altri dèi e da cui scaglia queste folgori che sono esattamente quei Vajra orientali, andremo ad approfondire in altre puntate, ma che vengono in questo caso rappresentati in una pittura riguardo a Wotan, Odin, una pittura medievale, ecco quello Zeus che andrà probabilmente a stabilirsi all'interno delle montagne, del monte Kailash in Cina, il monte in cui vivono Shiva e Parvati, in cui Shiva e Parvati con la loro prima progenie si dovrebbero essere fondamentalmente nascosti all'inizio del Kali Yuga, ok? In quella agartha, in quel ambiente all'interno della Terra,
attraverso il quale, essendo fondamentalmente metafora, a differenza di tanti alienisti e tanti ricercatori, e parzialmente anche Serrano ha voluto indicare, secondo me rimane metafora, ed è metafora di un ambiente spirituale a cui si accede tornando, guarda caso, all'epoca d'oro, alla fine del Kali Yuga, in cui fondamentalmente l'archetipo di Geova, del Demiurgo, verrà cancellato dall'arrivo fondamentalmente di Kalki, di un guerriero parificatore, di una incarnazione, di un avatara di Vishnu che riporterà pace tra i popoli andando a cancellare la nostra materialità, riportandoci a puro spirito. Quell'ambiente lì, okay, quell'ambiente lì in cui si sono rifugiati praticamente gli dèi, quale sarebbe? Sarebbe l'ambiente tramite il quale si ritrova la propria configurazione di Sonnenmensch, quello che viene definito come il Divya, il Vira in Oriente, e che ha, a questo punto abbiamo visto, questo parallelismo tramite Wotan, o l'inconscio collettivo ariano, in Europa, in Occidente, nel Sonnenmensch che andavano a ricercare i nazisti. Ma qual è questo sole? È il sole nero, evidentemente, è il principio ispiratore ed espiratore, inspiratore ed espiratore della volontà assoluta, dello spirito astrale, totale. La trascendenza attraverso il cosiddetto raggio verde, che qualcuno di voi avrà sentito nominare, ci sono degli amici che sanno di che cosa io sto parlando, fondamentalmente quel raggio verde che porta nel buddismo, per esempio, alla vacuità totale, alla consapevolezza e alla rinuncia consapevole dello stato materiale in cui viviamo per riottenere Iperborea, per riottenere quello stato di vacuità e di totale spiritualità dell'esistenza che dovrebbe corrispondere esattamente alla fine del Kali Yuga. Ma perché, ragazzi? Adesso ci arriviamo perché ovviamente bisogna dire. Perché fondamenti di hitlerismo esoterico? Allora, perché finora l'abbiamo nominato poco. Quella manifestazione all'interno della storia, secondo Serrano, di quel personaggio che in termini di indicazione di come stanno le cose, di aggressione, di tentativo di distruzione del materialismo, di indicazione di ricerca delle nostre origini spirituali e soprattutto di quel cordone dorato che ci lega fondamentalmente alla nostra ascendenza ariana, intesa come ascendenza dai Divya, dagli dèi, okay? Da quelli che sono i nostri genitori ariani che abbiamo visto essere legati in Oriente e in Occidente. Ovviamente quel personaggio, ragazzi, per Miguel Serrano e per gli hitleristi esoterici, è stato evidentemente Adolf Hitler. Adolf Hitler è stato un personaggio estremamente controverso, è dir poco evidentemente. Parlare di Hitler è molto difficile, soprattutto perché, parliamoci chiaro, la propaganda da una parte e la censura dall'altra rendono estremamente difficile affrontare la questione in maniera, diciamo, abbastanza pulita. Però queste mie puntate serviranno proprio per cercare di esprimere il pensiero di Miguel Serrano e la sua posizione anche assieme a Jung e parzialmente insieme ad Hesse e insieme a Julius Evola, René Guénon e una serie di altre, Savitri Devi, eccetera, una serie di altre persone, Ezra Pound, che hanno condiviso parzialmente o totalmente le posizioni di Miguel Serrano in relazione a quello che apparentemente la Seconda Guerra Mondiale è stata, quindi non uno scontro di cattivi contro buoni, buoni contro cattivi, belli contro brutti, eccetera, ma uno scontro di civiltà che presuppone uno scontro spirituale, religioso, prima ancora che uno scontro politico, che scontro politico e materiale è diventato in realtà dopo la sconfitta della Germania nazista e con l'avvento del controllo totale che ha unito comunismo
e capitalismo nel controllo centimetrico della nostra vita grazie al consumo, alle telecamere, alla ibridazione razziale, al fatto che fondamentalmente venga spinto da una posizione, quella che teoricamente ha vinto la guerra, a riscrivere tutti i testi storici, evidentemente, a scriverli in una certa maniera, a fare in modo che non possano essere nominate posizioni differenti e soprattutto a produrre, cosa che vediamo anche oggi in maniera evidente, una ibridazione quanto più possibile massima delle etnie all'interno dell'Occidente per ottenere praticamente un mischione il più possibile lontano dall'origine dei Divya, dei Vira, e quindi da quell'origine votanica, possiamo dire pure ariana, ma spiegheremo che ariano significa il nato due volte, l'abbiamo già detto ma lo rispiegheremo, e capiremo perché probabilmente è stata una guerra di civiltà e di spiritualismo e non semplicemente qualcuno di gran cattivo che ha fatto qualcosa di molto brutto a qualchedun altro, quando in realtà quel qualchedun altro che Serrano ha identificato come coloro che si sono appropriati della nobiltà originaria dell'arianesimo da Oriente a Occidente e che hanno fatto in modo di riscrivere dei testi finti come l'Antico Testamento piuttosto che altri testi apocrifi che in realtà servono semplicemente a costruire le costole di altre religioni, ok, che ne fanno il gioco del sionismo, sta di fatto che queste persone in realtà stanno facendo esattamente quello che è stato fatto allora. E allora, seguendo il percorso di Serrano, ci si può chiedere, indipendentemente dai posizionamenti, se non possa avere un certo tipo di consistenza il concetto che la Seconda Guerra Mondiale sia stata una guerra di spiritualità. Adesso andiamo a vedere delle cose più pratiche, perché io da questo punto di vista vi voglio adesso portare dai singoli elementi, fondamenti, ok, di hitlerismo esoterico, fino a qualcosa di un pochettino più complicato. Allora, ragazzi, un elemento, forse l'elemento più evidente, più storicamente rilevante, più importante che c'è all'interno del nazismo e che vediamo anche indicato all'interno della copertina che io ho fatto per oggi con l'aquila, in questo caso rappresentazione di un Divya originariamente dall'Oriente alle a Quetzalcoatl, quindi dalle civiltà precolombiane all'Oriente, dall'Oriente alle civiltà precolombiane, che strizza, che tiene sotto controllo il serpente, il demiurgo, nei suoi artigli, il simbolo più importante che vediamo lì sotto è evidentemente la svastica. Ne abbiamo parlato brevemente prima quando abbiamo fatto vedere Votan. Ora, che cos'è la svastica? O meglio, incominciamo a chiederci, è abbastanza particolare, ragazzi, che il nazismo, inteso come un semplice, cioè situare il nazionalsocialismo solamente come un evento politico, storico e guerra fondaio, come viene chiaramente raccontato, come è stato giudicato, sono stati fatti processi, eccetera, dalla vulgata di tutta l'organizzazione occidentale che sta praticamente sotto i piedi del sionismo internazionale, archetipica di Geova fondamentalmente. In questo senso la scelta della svastica è decisamente particolare. Perché i significati allegorici e spirituali che vengono sistematicamente cancellati e negati, legati alla svastica, che è esistente in realtà in Oriente in tantissime culture e viene considerata fondamentalmente, come prima vi ho espresso, quel sole nero che quando vortica in maniera potente è in grado di trascinare, quindi di inspirare verso l'ambiente, attraverso il raggio verde, verso l'ambiente della spiritualità pura, oppure espirare verso il Kali Yuga, verso la materia,
dall'altra parte, evidentemente che un posizionamento politico, che un partito politico, guerrafondaio, se fosse finita lì, che tra l'altro aveva avuto un sacco di iniziati all'interno della sua guida, se non altro innanzitutto lo stesso Adolf Hitler piuttosto che Rudolf Hess, iniziati dall'esperto di tantrismo Dietrich Eckart, prima praticamente dell'avvento del nazismo al potere. Io vi faccio vedere Dietrich Eckart, eccolo qua, che fu praticamente mentore di Hitler e di Rudolf Hess prima dell'avvento del nazismo al potere. È almeno particolarmente degno di nota che il nazismo si sia fregiato di questo simbolo, soprattutto perché viene raccontato che, dipendentemente da quello che è il posizionamento rispetto al Polo Nord, quel simbolo va a rappresentare la possibilità di uscire e rientrare fondamentalmente da Iperborea, quindi uscire e rientrare da quella zona spirituale che è negata in questo momento agli uomini schiavi del giudaismo. Schiavi del sionismo internazionale, schiavi della costruzione della materia di Geova, ok? È una maniera per entrare e uscire da lì. È molto strano che le ricerche del nazismo, la possibilità di entrare nel mondo parallelo del sapere esoterico, grazie a vari viaggi all'interno del Tibet piuttosto che del deserto dei Gobi, dove si dice che ci sia l'ingresso al mondo di Agartha, insomma la città sotterranea. È molto strano che venga utilizzato questo simbolo. Così come vedremo, è molto strano che vengano utilizzati altri segni di riconoscimento, di saluto fra i gerarchi nazisti, che a tutti gli effetti, verrà dimostrato anche dagli studi di Serrano, si organizzano non tanto, o perlomeno non prima come un'organizzazione militare, ma innanzitutto come un'organizzazione mistica, a tutti gli effetti, che si oppone fondamentalmente a quello che è stato l'evento della costruzione del decadimento della materialità tramite Geova. Tra l'altro volevo farvi vedere un bel dipinto di Geova che c'è anche su Wikipedia, quindi da questo punto di vista è veramente lì, davanti agli occhi, come stanno facendo le cose davanti agli occhi tutti i giorni, anche a noi, tutti i controllori attraverso la massoneria di quello che accade nel nostro, diciamo, nella nostra realtà capitalistico-comunista, ecco, in cui vige la materia e la distanza più possibile dall'idealismo magico. Volevo farvi vedere come è stato rappresentato Geova nell'atto di creare il mondo da William Blake con un compasso. Guarda caso, William Blake, mi sembra 1754, il più antico dei giorni, la creazione. Questa è la rappresentazione di Geova, colui che praticamente viene considerato il Dio da parte dei sionisti e dagli ebrei in generale, che vengono considerati come il popolo eletto, ma semplicemente perché a tutti gli altri è stata tolta la possibilità di collegarsi dal punto di vista spirituale al proprio archetipo. Cosa che però non è stata tolta del tutto in realtà, perché vedremo i movimenti di massa come il nazismo evidentemente hanno dimostrato, secondo quello che ha spiegato anche Jung, che questo tipo di archetipi, ovvero gli dèi, effettivamente sono vivi anche se noi non ce ne rendiamo conto. E ci si collega automaticamente, fin tanto che non si trova praticamente una miccia, un punto di riferimento, qualcuno che sia in grado di farsi addirittura possedere da questo archetipo dell'inconscio collettivo e condurre praticamente un'intera popolazione alla ricreare la propria identità e il proprio collegamento con quel cordone dorato. Allora, guardate un po' ancora altre rappresentazioni tipiche di Geova Demiurgo. Il serpente, come vedete, che i due serpenti della Kundalini che vanno nella parte in basso a destra, che vanno ad attorcigliarsi attorno al caduceo di Hermes, che rappresenterebbero teoricamente l'unione della forza femminile, della Shakti,
con quella che è la shushumna, quindi la spada verticale che rappresenta quindi maschile e femminile in una unione non sessuale per ritrovare lo spirito, vengono praticamente ricordati accantonati in una stele sul lato, mentre il demiurgo con in mano gli attrezzi della costruzione viene completamente avvolto dal serpente. Questo è Geova. Questa è la rappresentazione di ciò di cui stiamo parlando. In alcune rappresentazioni Geova viene rappresentato ancora meglio. Il serpente tentatore con testa di leone, beh, è ancora più chiaro. Dovremmo farci certe domande in relazione effettivamente a chi sia effettivamente il demonio e chi sia il dio, chi siano gli dei, i Divya, e chi sia il demonio tentatore. Guarda caso come viene chiamato il demonio, anche se poi gli vengono scambiati i ruoli all'interno della nostra prosopopea biblica, viene chiamato The Lord of this World, il Signore di questa terra. Ecco, il Signore di questa terra nell'antichità fino all'inizio del Kali Yuga era finito sotto gli artigli dell'aquila. Sotto gli artigli di quell'essere direttamente dipendente dai Divya, che rappresenta praticamente il tentativo di non far trionfare il demiurgo all'interno del nostro mondo. Comincia a diventarvi un pochettino più chiaro quello che è la teoria di Serrano e quella che è la rappresentazione della Seconda Guerra Mondiale da questo punto di vista? Sta di fatto che i tedeschi, svedesi amici di tedeschi come Svenedin, per esempio, che viaggiò nel deserto di Gobi piuttosto che Schaefer, che si recò in Cina nel 1938-1939, anche qui avevo delle foto, vabbè, ma lasciamo perdere le foto di questi esploratori fra tedeschi, svedesi, amici in generale dei nazisti che andarono praticamente a cercare di connettere il nazionalsocialismo e in particolare la Tana del Lupo dove risiedeva Hitler in particolare con quell'ombelico del mondo che viene considerata la patria dei Deva, viene considerato quel punto in cui i Deva hanno deciso praticamente di rientrare all'interno della terra, per sottrarsi alla decadenza dovuta al demiurgo e ai suoi eserciti di automi funzionali, ok, su questa terra. Ma qual è l'ombelico del mondo? L'ombelico del mondo è, come abbiamo detto prima, viene generalmente considerato in ambiente orientale il monte Kailash. Vediamo di farvelo vedere a questo punto. Ok, il monte Kailash in Cina viene considerata praticamente il punto fondamentale in cui risiedono all'interno lo stesso Shiva piuttosto che Parvati e che secondo René Guénon praticamente rappresenta l'ingresso alla terra di dentro, che come abbiamo detto, secondo me è più l'espressione di qualcosa di metaforico. Qualcuno che si interessa in maniera forse anche un po' ingenua ad aspetti troppo alienisti la considera una vera e propria terra, secondo me è la rappresentazione del recupero di quella porzione spirituale dell'umano che è tipica ed è garantita dalla discendenza aria delle popolazioni occidentali contro invece quella che è la discendenza materica, materialista, ok, di Geova con tutti i suoi eserciti. E abbiamo già detto di che eserciti si tratta. Siamo, nonostante tutto, nell'età del materialismo. La posizione di Serrano è evidentemente, richiama questa posizione neo-gnosticista legata al votanismo, in cui praticamente gli Ari sono iperborei, discendenti dagli uomini Dio, i Divyas, mentre evidentemente dall'altra parte abbiamo quindi gli eserciti di automi, funzionali. Come si sono create le altre razze che si stanno cercando di rimischiare per allontanare quanto più possibile l'uomo dalla spiritualità, con l'accoppiamento e con rapporti sessuali carnali con gli animali e con il bestiale uomo di Neanderthal. Da questo punto di vista viene praticamente spiegata l'origine delle razze odierne della Terra. Da quel punto di vista, da quel momento in poi, fondamentalmente
viene plagiato quell'elemento di razza eletta da quelle che sono le discendenze di Geova e utilizzato per stabilire un controllo mondano, un controllo materialistico, un controllo politico, un controllo spirituale che non è più spirituale ma che è controllo della vita in cui viviamo, del consumo, della produzione, della lontananza da quel cordone dorato che è simbolo del ritorno a Iperborea, così come, ragazzi, immaginate che il cordone d'argento viene definito quel cordone che lega il corpo fisico in ambito esoterista al corpo astrale, che è libero di muoversi e quindi di andare a visitare gli ambienti di Thule, gli ambienti dell'origine della vita aria. Così come del resto è molto simile a quello che è il cordone ombelicale che lega il bambino alla mamma. Il bambino, quando il cordone ombelicale viene tranciato, piange, pensa di essere che sia la fine di tutto, e invece è l'avvento a una nuova vita. Così è il cordone d'argento, quello che lega il nostro corpo fisico al corpo astrale, così è il cordone dorato che lega il corpo astrale al mondo di Iperborea e che invece gli eserciti materialisti di Geova vorrebbero eliminare e controllare. Questo è una delle visioni, è la visione di Serrano in relazione a quella che è la Seconda Guerra Mondiale. Sto cercando veramente di darvi dei fondamenti e siamo quasi arrivati all'ora, per cui la gestione del vero e proprio tantrismo, quindi il recupero delle pratiche del Maituna, del cosiddetto coito mistico nel tantrismo e della rinascita nel taoismo, che l'avvicina metaforicamente al Cristo, ok, elemento, personaggio che è stato poi strumentalizzato e distrutto nella sua essenza. Rimandiamo alla prossima puntata, ne farò decisamente più di una di puntata, ma altrimenti sforiamo largamente l'ora, perché volevo però dirvi un altro paio di dettagli. Vedremo che quelle tombe in cui c'è la rinascita, perché Ario significa rinato, nato due volte, nato per tornare in Iperborea, fondamentalmente gli unici, noi tutti, se riconosciamo questo legame in noi stessi, della nostra provenienza, così come sosteneva Evola, così come sosteneva Miguel Serrano, saremo in grado effettivamente di operare una vera e propria rinascita. Questa tomba vuota esiste in Externstein, che è uno dei castelli in cui operavano le SS, dei gradi più alti dal punto di vista mistico, religioso, delle SS operavano con i loro riti di meditazione runica, così come esistono in Oriente all'interno delle zone dei templi dedicati a Shiva in cui avvengono e avvenivano praticamente i cosiddetti coiti mistici, l'unione mistica, quindi non fisica, fra il maschile e il femminile, quello che Carl Gustav Jung chiamava l'anima per l'uomo e l'animus per la donna, uniti come i due serpenti, come la kundalini sulla shushumna, sulla nostra colonna vertebrale che unisce tutti i chakra e che va alla fine ad aprire che cosa? Quello che è il centro del raggio verde, la possibilità di vedere attraverso la rappresentazione della svastica dal punto di vista simbolico, la penetrazione all'interno di Iperborea. Ragazzi, abbiamo citato pochissimo di nazismo, ma c'era bisogno evidentemente di fare una introduzione, quello che è ovvio che anche Jung considerava fondamentalmente Hitler, lo considerava fondamentalmente neanche un medium, perché un medium viene fondamentalmente sostituito in termini di astrale, in termini di possessione vera e propria.
era un'entità in grado di farsi da parte, questo viene rappresentato da tantissime persone che facevano parte del nazismo, che raccontavano di Hitler come una persona che non sembrava essere lì, come una persona che sembrava avere cambi di umore eccezionali, quando sostanzialmente, secondo Jung, andava a identificare non la credenza del dio Wotan, ma la credenza nel dio Wotan di tutta la popolazione tedesca, che andava a identificare con la propria unione con l'archetipo inconscio dell'arianesimo, praticamente quello spirito globale di origine e di ritorno in cui noi siamo diventati figli di quegli dei, ma purtroppo, come dire, modificati in termini materiali, dall'avvento purtroppo del materialismo di Geova, eccetera. Ma contemporaneamente siamo in grado, grazie al recupero del nostro femminile e del maschile mistico che si uniscono come la Kundalini lungo la Shushumna e l'apertura quindi del nostro terzo occhio, la possibilità di andare a ricostruire un archetipo globale che è sempre lì, in attesa, e che rischierà fondamentalmente, se l'aggressione del sionismo e di questo tipo di condizioni si farà più forte, così come evidentemente si è fatta, di riprendere la posizione, perché attende una guida. Una guida può essere un guerriero, una guida può essere un artista, una guida può essere un poeta. Evidentemente il fenomeno di cosiddetta possessione, o meglio di spostamento dell'io personale all'interno della coscienza di Hitler per far parte alla coscienza globale del popolo tedesco e non solo, ma del popolo ario di tutto l'Occidente, è l'espressione di quella dominanza di comportamento che l'archetipo fa sugli esseri umani, e che per capire noi dobbiamo trovare un nuovo atteggiamento religioso, comprendere in modo assolutamente rinnovato la nostra dipendenza da dominanti superiori, ovvero da questo tipo di condizione. Quando Gesù Cristo ritrova la propria spiritualità e rinasce come Ario, nato due volte effettivamente, anche se poi il sionismo ha voluto cambiare la reinterpretazione grazie all'Antico Testamento, tutte queste cose qua, quando Gesù Cristo rinasce due volte, che cosa dirà ai suoi discepoli? Noli me tangere, non mi toccate. Non mi toccate, non potete toccarmi, perché io non sono più io. Io sono la rappresentazione di me trasfigurato, il mio doppelganger, la mia essenza astrale. Ecco, viene considerata da Miguel Serrano l'essenza astrale praticamente di un popolo intero, anzi di un'etnia intera, quella aria, viene considerata la figura di Adolf Hitler, che peraltro utilizzava all'interno della strettissima cerchia degli iniziati, ok, per così dire, utilizzava, non so se avete mai fatto caso, ma questa è una cosa abbastanza evidente e importante, con cui chiuderò la puntata. Adolf Hitler utilizzava diversi modi per salutare diverse tipologie di persone in condizioni differenti. La posizione della sua mano sinistra rimaneva sempre sul plesso solare, ok? In questa posizione qua, praticamente poco al di sopra della cintura o sulla cintura, considerando che aveva i pantaloni molto alti. Aveva questo tipo di saluto quando andava a imporre energia, per esempio, sulle truppe che sfilavano davanti a lui a Norimberga. Aveva questo tipo di posizione di saluto quando andava, lui da solo, e gli altri invece contrariamente, andava fondamentalmente a ricevere energia nel momento in cui gli altri avevano il braccio tutti teso per andare a proporre energia, che viene considerata a tutti gli effetti energia tantrica all'interno di una manifestazione
oceanica. Nel momento in cui salutava delle persone che invece erano di pari grado o considerate di pari grado dal punto di vista iniziatico, come Rudolf Hess, anch'egli un iniziato da Dietrich Eckhart, il saluto era reciproco e alto, quindi reciproca trasmigrazione praticamente di energia. Anche questo è qualcosa che va a riportare fondamentalmente allo scambio energetico dei Maituna, di quelli che sono il coito mistico, in questo caso operato sostanzialmente da due pari grado, ma che viene operato invece da uomo e donna all'interno del vero e proprio rituale tantrico, per ottenere praticamente l'uno, l'uomo totale, il Sonnenmensch, il definitivo. Questa piccola digressione l'ho fatta perché magari l'avrete visto, vi sarete chiesti come mai aveva sempre, sempre la mano sul plesso solare, ma l'altra mano, quella con cui faceva il saluto, aveva posizioni differenti. L'utilizzo dei simboli, l'utilizzo dell'energia, le ricerche che andremo ad approfondire, il modo in cui vengono organizzate le SS in termini militari e religiose, la maniera in cui vengono organizzati i reparti più alti del nazismo e il rapporto con tutto quello che è stato invece l'unità religiosa massonica, ovviamente relativa alle religioni abramitiche, eccetera, mentre esiste un parallelismo fra il nazismo e quello che è l'origine praticamente delle religioni e dell'iperborea identificata da René Guénon con Agartha, nazismo oriente contro a tutto il resto in termini massonici, religiosi, eccetera, dei sionisti, fa evidentemente perlomeno riflettere sulla possibilità che Miguel Serrano stia parlando in termini di scontro di civiltà spirituale, religioso e di scontro per quest'epoca oscura in cui, ragazzi, il materialismo imperante e il capitalismo, indipendentemente da tutto, chi ha vinto la guerra, rimane il fatto che stiamo vivendo in una dittatura, da tutti gli effetti. In una dittatura stiamo vivendo e stiamo vivendo in una dittatura che siamo solo in grado di dire quelli là erano terrificanti, però sappiamo veramente da chi proveniamo, sappiamo verso dove stiamo andando. La maggior parte della gente vede una bandiera nazista con i tre colori, ok, nero, bianco e rosso, che corrispondono, e questa è l'ultima cosa, guarda caso, al nero del Kali Yuga, la Nigredo, la zona, il periodo del materialismo, il bianco, ovvero il trapassare, l'albedo, la zona in cui stiamo andando attraverso la svastica che ci riporta verso Iperborea, a ritrovare che cosa? Il rosso, la Rubedo. Ok, il Vril, guarda caso, anche in questo caso c'è una corrispondenza fra Oriente e Occidente, il Vril che significa quello spirito globale, occidentale, votanico, odinico, dell'origine dell'uomo, che ha un parallelismo immediato con quell'unione di Kondalini e Shushunna di cui abbiamo parlato prima, ovvero il maschile e il femminile che si uniscono per creare l'uomo totale che ritorna a se stesso, cioè genera il proprio Dio. Ragazzi, ho tirato un pochettino più lungo, ma si vede che questa cosa evidentemente mi appassiona. Spero che l'intento, come dire, di divulgazione di questa puntata sia capito a fondo da tutti, anche da coloro che hanno la testa più chiusa e che sono pronti a segnalare, perché credo che queste siano informazioni, alla luce di quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale, alla luce del mondo in cui viviamo, alla luce di tutto quello che accade e di come sono divise le forme di potere spirituali, eccetera, credo che sia qualcosa su cui veramente molto molto riflettere. Vi consiglio anche La Resurrezione dell'Eroe di Miguel Serrano, che vi dà una rappresentazione globale di quello che è praticamente la sua espressione di Adolf Hitler come ultimo avatar, come colui che, pur perdendo la guerra, ha indicato quelle che sono le forze in gioco fondamentalmente, e anche una rilettura molto interessante dell'Eterno Ritorno di Nietzsche, l'Eterno Ritorno, sempre di Miguel Serrano. Io di Miguel Serrano di libri ne ho parecchi, intanto cominciamo con questi. Mi raccomando, se volete leggere, non scoraggiatevi. È semplicemente molto molto pregno di roba, ok? Io, ragazzi, vi saluto,
grazie mille per avermi seguito. La settimana prossima credo faremo la parte 2, perché questa è roba veramente molto complicata e complessa da mettere assieme, anche per ordinare il modo in cui esprimervela. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Per ogni chiarimento, ovviamente scrivetemi, sia su Telegram che su Instagram, qua su YouTube, ovviamente dappertutto, e seguite ovviamente tutte le nuove puntate di Bellum Perenne, quelle polemiche, quelle di informazione, così come tutte le questioni cinematografiche e di cultura, informazione, che si fanno al Botteguccia Crack Apart. Il Teo Crack Apart, fedele all'informazione e politically correct, invece mai, vi saluta. Passate una buona nottata. Ciao ciao, alla prossima.